oggi Scutia è tornata in fiera per intervistare le persone su un tema che sta facendo discutere un po' tutto il paese, la raccolta differenziata. Seguitemi e vediamo cosa ci dicono le persone. Cosa pensa di questa raccolta differenziata? Vabbè, si è fatta bene, complimenti, senza che abbia qualche problema. Quindi lei sa come differenziare? Io no, mia moglie salverà il mondo. Quindi mia moglie, grazie. Volevamo sapere cosa pensa di questa raccolta differenziata, se ci saranno le ingiustizie. Guarda, io la faccio da 3 anni che sono sposata, tutti i venerdì esco quello che posso uscire, certe volte non esco niente come oggi, quindi i sacchi neri non li compro perché non mi piacciono e li compro colorati. Grazie. Cosa vi posso dire? Grazie. Ci saranno leggi più severe? Lei si piace? Sì, trovo che piace. Quindi è giusto punire chi non la fa bene? Sì. Grazie. Buona giornata. Sta fumando? Sì. Secondo me è una cosa buona. Una cosa giusta, sì, quindi è d'accordo. Ma noi la facciamo già da un bel po', non è che è una cosa nuova per noi. Grazie. Ma se vengono fatti correttamente li ritengo più che validi. Quindi tu la fai purché si facciano? Io penso di sì. Grazie. Buona giornata. Forza differenziata e di questi controlli in più che verranno fatti. E questi, sì, è una cosa buonissima. Dovrebbero anzi controllare già da tempo. Noi la facciamo sempre. Noi la facciamo sempre, il balcone ormai è una discarica. Quindi sapete dove mettere la carta, certo, come differenziare tutto. Però le buste nere ancora ce l'ho. No, io no. Appena le finisco le compro. Mai usate le buste nere, volevo dire una cosa. Se mettessero dei bidoni, io la il cartone, la plastica, già lo scaricherei direttamente lì, invece di tenerlo una settimana. Sarebbe l'ideale. Grazie a te, Gio. La raccolta differenziata e di queste nuove leggi che ci sarà più severo. È giusto, se vogliamo salvare il mondo bisogna anche rispettarla. Lei la fa nel modo corretto? Sì, no, corretto. Grazie. Cosa pensa della raccolta differenziata e di queste leggi più severe che ci saranno, questi controlli? Sono utili, perché alcuni non si rendono conto che la raccolta differenziata è anche soprattutto per il venerdì quando c'è l'indifferenziato. Non esce il sacco nero? No, assolutamente, quello nero trasparente, quello che è giusto. Sì, grazie, sì, sì, di grazie. Nulla, si figuri. La raccolta differenziata, e se è giusto farla, ci risponda adesso. È giusto farla perché dobbiamo rispettare la natura e quindi la faccio con piacere. Grazie. Va bene? È differenziato se la fai giusta? Giusta la faccio, certo. Sei d'accordo, zia? Certo. Certo. Giusta la faccio. Quando c'è la plastica, quando c'è come si dice, l'organico, tutte cose, no? Tutto. La carta, certo, tutto faccio. Spero di farla correttamente, però c'è chi. E sa come differenziare il tutto? Sì. Grazie. Se lei fa la raccolta differenziata e se è d'accordo con questi controlli più severi. Siamo d'accordissimo, perché c'è chi la fa e chi non la fa giusta. Io cerco sempre di farla giusta, cerco di farla, però certe volte magari. Quindi speriamo posso... bene. Appunto, speriamo bene, perché è giusto che si faccia. Grazie. Bene. Se sì, siete d'accordo con questi controlli più severi. Già stavo riprendendo, grazie. Certi controlli ci vogliono, però giusti e dappertutto, perché se facciano che fanno controlli un posto sì, un posto no, già è sbagliato, non funziona. Sta succedendo questo, perché sta succedendo pure questo, che in alcune zone ci sono i controlli, in altre invece no, e non è giusto. E non è giusto. Avete ragione. Per chi la fa, perché la fa giusta, ecco, perché poi se io la faccio e Pinco Pallo va a buttare la spazzatura anche nel mio posto, certo, perché troviamo anche spazzatura di altre persone, succede anche questo. Sì. Quindi viene penalizzato chi riceve questa spazzatura. Certo, se la mettono davanti alla tua posta, la butta la faccia. Certo. Grazie. Prego. Allora, questa qui in fiera abbiamo finito, molte persone a telecamere spente ci hanno
dichiarato che non la vogliono fare perché c'è negligenza da parte dei nettubini che fanno, privilegiano i parenti e gli amici, c'è dove prendono tutto e c'è dove fanno la multa. E quindi ci sono persone un po' restie. Da Scutì è tutto, alla prossima.